La Polonia aggiorna l'arsenale militare con la consegna dei primi 5 sistemi di lanciarazzi IMAR dagli Stati Uniti. Altri 500 IMAR sono previsti entro la fine dell'anno. Il pacchetto fa parte di un riarmo della NATO che punta a rafforzare il fianco orientale. Allo stesso tempo i soldati polacchi e alleati hanno iniziato le manovre Anaconda 23 nel sud della Polonia. Alle esercitazioni, le più grandi della Polonia organizzate ogni 3 anni, partecipano anche reparti statunitensi, romeni e sloveni.